Adesso il tratto che faremo sarà un tratto del derivatore di Garbagnate. Derivatore perché è una diramazione del canale principale. Il canale principale è il canale Villorese. Deriva l'acqua dal Ticino a Somma Lombardo, località Pamperduto, da cui esce anche il canale industriale che fa la corrente per le centrali di Vizzola, Tornavento e Turbigo, e poi prosegue nel Naviglio Grande. E sempre là si divide con il canale industriale, il canale Villoresi vero e proprio, che con la minima pendenza di 30 cm al chilometro, 0,3 per 1000, seguendo tutta la costa, arriva a Nosate e poi entra sul terrapieno dalla pianura e comincia a irrigare. Canale Villoresi in pratica irriga una fascia di 20 km sopra la fascia delle risorgite. È partito nel 1884 con le prime irrigazioni di Castano, Cugiono e Magenta. Poi nell'arco di 10 anni è arrivato fino all'Adda, perché scarica dopo 86 km nell'Adda, a Groppello d'Adda. I Villoresi è l'ultima opera fatta in modo privatistico. Adesso, macro date, 1840, il Villoresi, che è figlio del giardiniere della Villa Reale di Monza, e aveva in gestione l'azienda agricola della Villa Reale, lui è ingegnere agronomo, 30 anni insomma, ecco così, conosce sto nobildonna proprietario di terreni di Dairago, brughiera sparata, proprio 100% brughiera, e si rende conto della ricchezza dell'acqua. L'azienda agricola di qua rispetto a quella là è sia come sicurezza di raccolto, sia come produttività, no? E allora comincia a pensarci e progetta, pensa a questo canale. Questo canale, faccio il parallelismo con il Piemonte, più o meno lo stesso periodo, anche il Piemonte progetta che dal Po prende l'acqua, il canale Cavour. A quel tempo però qui c'erano gli austriaci, che proprio non gli fregava niente. Di là invece il Cavour ha capito l'importanza, e allora, mentre il canale Cavour nel 1860 è partito perché c'erano i soldi di finanziamento pubblico, è stato fatto e quindi è partito. L'Eugenio Villoresi cosa ha fatto? Da buon agronomo ha preso la contabilità dell'azienda agricola irrigua, dall'azienda agricola asciutta, è andato dai grossi, dai proprietari terrieri e quelli grossi, e ha detto: signori, questo è il guadagno irriguo e questo è il guadagno così. Se voi mi anticipate qualcosa, io con il progetto, facendo vedere via, io vi porto l'acqua e avete questo beneficio. Ha avuto gli ha anticipato dei soldi e ha incominciato a fare la diga. Non aveva i soldi abbastanza, ha rischiato, però ho detto: io comincio a portare l'acqua, quelli, il vicino che ha detto di no vede che la sicurezza e l'erba che nel mese d'agosto gli altri e non ce n'è, allora avrebbero finito il canale. 1859 sta chiudendo e la diga, punto più critico, costruttivo, una grossa piena porta via tutto. Questo uomo qua non ha avuto più il coraggio e via di andare lì a chiedere i soldi agli altri, ancora a quelli che gli hanno dato. Si chiama anche diga del pan perduto per questo, anche per perché qui insomma gli ha portato un po' di pane. Nel frattempo
Brecce di Porto Pia, Unità d'Italia e via. Intendeci figli... questa di chi fa perduto, io vi consiglio di andare a vedere, che è un'opera molto interessante, anche molto bella, spiegando architettonica. Sì, sì. Adesso è in base a Somma Lombardo. Adesso e c'era anche le imprese via perché si sta facendo un consolidamento, sono 20 e passa milioni di euro di consolidamento e di sistemazione. C'è anche, si farà un ostello. È piccola parentesi perché dopo arriviamo. Ci mettiamo in moto, magari cammini facendo, poi qualche sosta. Allora.